Secondo raduno Fantacycling verso il Monte Serra con l'ospite d'eccezione Giovanni Visconti. Lo scorso anno, Giovanni, così così, quest'anno però mi sembra che l'obiettivo sia soltanto uno. Così così lo dici te, tanto per cominciare. L'anno scorso sono stato autore di una gran bella prova, un po' sfortunato. Qualcuno ha esagerato con... Qualcuno è arrivato col braccio più lungo in cima. Quel qualcuno non si è presentato quest'anno. E diciamo che ha un po' rovinato quello che era il mio obiettivo stagionale. Io ieri ero alla presentazione del Giro d'Italia, ma la testa era qui. La testa era qui e il mio avversario principale oggi non c'è, quindi le cose partono subito male. Come mai secondo te il maiale non è venuto oggi all'evento e si è ritirato dal ciclismo? Ricordiamo notizia proprio di ieri. Ma intanto il nome dovrebbe essere una garanzia, quindi uno che si chiama Maiale... Da uno che si chiama Maiale ti può aspettare questo ed altro. Di sicuro c'è il fatto che era molto spaventato quest'anno perché ha visto i miei allenamenti, anche ora ho già fatto due volte il Monte Serra per scaldarmi e aveva tanta paura, però io dico che non si molla mai, almeno provarci, quello è d'obbligo. Grazie Giovanni, in bocca al lupo. Ciao, grazie a te. Crepi. Al Bike Village di San Giuliano Terme, un altro grandissimo ospite d'eccezione oggi con noi, Riccardo Riccò. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Allora, intanto com'è la condizione oggi? Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è battere Visconti. No, a parte gli scherzi. La condizione, non lo so, è pessima. Però siamo qua a pedalare in compagnia, quindi l'importante è divertirsi, dai. Senti, c'è qualcuno che potrebbe staccarti in salita? Ah, secondo me in tanti. No, non credo. Ma vediamo, dai. Il Monte Serra lo conosci? Che salita è? L'ho fatto una volta in tutta la mia vita, però mi ricordo che era duro. Quindi non lo so, sto a ruota Visconti, poi dopo lo batto in volata. È vero, facevo fatica, cazzo. Senti, quindi l'obiettivo oggi mi sembra di fare bene. Sì, dai, mi impegno e vediamo dove arrivo, dai. Grazie Riccardo, abbiamo anche lo staff di Fantacycling, direi di, se volete venire un secondo a salutare, vai. Allora, non so se ci stiamo tutti nell'inquadratura, vieni. Allora, intanto dobbiamo dire, per la prima volta abbiamo con noi Lorenzo Marrucci, quindi un bel applauso a Lorenzo che è con noi. Grazie. Dopo una lunga assenza dagli schermi. È legale la sua presenza? Legale, tutto legale. Partiamo direi da Alberta. Obiettivo di oggi su Serra? Miglioramento del tempo personale di ben un secondo. Ho visto che hai iniziato già ieri con una dieta particolare a base di patatine e? E ovviamente panna che è lì pronta a essere sbocciata. Eccolo qua, questo è l'ingrediente segreto che aiuta Alberta ad andare più forte, vero? Pensate dove siete finiti, eh? C'è anche una volata, attenzione che c'è anche una volata che è il menù speciale di oggi, eh? A Fede invece faccio la domanda seria, si fa per dire. Secondo raduno Fantacycling ci sono un po' di assenze, ma i presenti valgono. Valgono e come, ragazzi? Abbiamo due campioni, Riccò e Visconti, che si giocheranno la vittoria secondo i bookmakers. E Bimbi Labutese permettendo, perché ora arrivano all'una il e mezzo, pullman, il pullman arriva. 27 bimbetti Labutese tutti carichi come le mine. L'esercito di Bimbi Labutese. Tu invece come stai? Perché so che hai avuto un problema recentemente fisico. Io sto male, proverò a arrivare in top 40. Proverò a arrivare in top 42. E di qua invece abbiamo chi commenterà dal punto di vista tecnico questa scalata. Cosa ti aspetti, Mulla? Sono già pronti top e flop? Sì, sono già pronti. Allora, io, ragazzi, sapete, io non sono imparziale, sono sempre molto tifoso, quindi io tifo Riccò, l'ho detto subito, non ne posso fare a meno, non si può farne a meno. Quindi, però ho un altro favorito che non è stato inserito nella lista, che è Danilo, che gli metto pressione subito, perché oggi, visto il clima, è la sua giornata, sono sicuro. Sì? Ci stupirà. Chi è Danilo? Ci stupirà. Lui, Danilo.
Anix. Mi sono errore. Volevo mettere pressione a lui un po' perché è la sua giornata. E poi anche al fatto che non è stato messo nei favoriti, non gli è stata data nessuna stelletta. Quindi volevo rimediare a questa cosa. Per fargli la caricatura. È uguale. Due parole su Lomba, perché Giovanni lo conosce molto bene, potrebbe essere la rivelazione della giornata. Dov'è Lomba? Portiamolo qua. Lomba potrebbe schiacciare gli avversari. Una schiacciata dell'Omba oggi, secondo me, la vedremo, sì. Andando su per il serio. Però ragazzi, basta, devo andare a mettere le gambe alte e non si scherza più, dai. Adrenare il sangue. Ancora una domanda a Lorenzo Marrucci. Che emozione si prova a essere qua per la prima volta? Io sono venuto solo per mangiare, ragazzi, quindi il resto non mi interessa nulla, fate voi. No, ragazzi, grazie a tutti, siete i numeri uno, che dire. Grazie. Questi arrivano, ciao a tutti. Forse. Ma allora si è perso. Appassionati di ciclismo e seguaci di Fantacycling, benvenuti alla seconda edizione della scalata del Monte Serra, un appuntamento imperdibile con già i protagonisti sulla strada. Insieme a me ci sono ovviamente Fede Mollà. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. C'è stata un'anteprima però prima della scalata, ne dobbiamo parlare per forza anche se non vorremmo, con Fede, il Golden KM, vale a dire il chilometro d'oro. Di cosa si tratta? Ma è nata una sfida tra me e il Berta sul chilometro lanciato, è diciamo una manifestazione che abbiamo creato quest'anno prima dell'evento della scalata del Monte Serra, per dare un po' di pepe all'evento, ecco, alla giornata. E il Berta mi ha sfidato, abbiamo cercato dei gregari durante la mattinata, io ho trovato il grande Baccani, lui ha trovato il sosia di Gianni Bugno e c'è stata questa volata che, come abbiamo visto precedentemente dalle immagini, mi ha visto vincitore, ecco, questo lo possiamo dire. Il primo imbarazzante di questa giornata lo posso dire io rispetto al chilometro d'oro. Mulla, dal punto di vista tecnico, che cosa ci ha detto questa presunta volata? Niente, non è stata una volata, ragazzi. È stato tutto tranne che una volata. Il Berta ha tentato una fuga alla Gaviria nell'ultimo, non lo so, a 700 metri d'arrivo e poi è arrivato cotto. Quando doveva scattare si è fatto battere anche dal suo gregario. Veramente imbarazzante. Giornata mite in provincia di Pisa, si sta andando verso Calci per la partenza ufficiale della scalata. Vi ricordo, la salita del Monte Serra ha una lunghezza di 12 km 200 metri, un dislivello di 873 metri, una pendenza media del 7,1%. Una salita che molti dei protagonisti alla via conoscono, alcuni no, e ovviamente tra quelli che non la conoscono ci sono dei possibili protagonisti, tra cui il Fornaio Volante, che è il favorito numero uno di oggi, ma non c'è solo lui, vero ragazzi? Allora, innanzitutto farei complimenti a tutti i ragazzi che stanno partecipando a questo evento, perché come vediamo dalle immagini siamo veramente tanti a questo evento, quindi complimenti a tutti, un gruppo folto di quasi 80 ciclisti.
come hai detto te Lore, il favorito è il Fornaio Volante, però, però c'è una squadra compatta davanti al gruppo, la vediamo adesso, i ragazzi della Butese che stanno già un po' cercando delle tattiche così un po' bastarde contro i vari protagonisti. Il Fornaio su tutti, però ricordiamoci ragazzi, c'è Visconti e Riccò che dovranno dire la loro. Visconti viene da un Monteserra Challenger 2022 diciamo sottotono, Riccò torna alle gare, questa è la verità di oggi, soprattutto per la gioia del Mullah. Certo, è l'uomo più atteso, dai. È l'uomo più atteso, è il ritorno ufficiale o non ufficiale, non lo so, però va bene, comunque il ritorno semi ufficiale alle competizioni per un grande scalatore. E intanto eccolo qui Di Leo che sventola la bandierina del via, dunque si è partiti e si è già subito con un attacco di un uomo che facciamo fatica ad individuare. Eccolo qui, maglia Tinkov, storica maglia di Alberto Contador, è partito forse troppo veloce, però io direi Mulla una volata in partenza che se c'è qualcuno che oggi può fare la botta l'abbiamo già trovato. La classica volata in partenza. Non c'è il maiale, che lo ricordiamo, il maiale purtroppo... Esatto, e anche il limatore purtroppo ha dato forfè all'ultimo istante. Sì, il limatore ha dato forfè, il maiale sembra si sia ritirato dal ciclismo che conta, e il limatore purtroppo è stato colpito da una febbre fulminea il giorno stesso della gara, e quindi ci ha pezzato l'uomo Tinkoff a rallegrarci la partenza, il via ufficiale, perché ricordiamo i primi 5 chilometri erano una passerella e poi il via ufficiale è stato appunto dal viale di Calci, e siamo già a 11,2 km dalla vetta, gruppo Visconti già 20 secondi, gruppo Fede Berta 32 secondi di ritardo. Crisi. Gruppo Fede Berta è già il secondo imbarazzante di questa di questo appuntamento, che devo dire per forza, qui siamo alla strettoia e devo dire che c'è Riccò ancora lì davanti a lottare per un prestigioso risultato. Vedremo se Riccò riuscirà a mantenere il gruppo di testa per ottenere un risultato di prestigio. Ovviamente c'è il bimbo della Butese lì davanti, ricordiamo lo scorso anno secondo posto, ma praticamente è stato il vincitore morale dietro a Riccardo Magrini. E qui è un tratto abbastanza duro, qua siamo già su un tratto quasi a doppia cifra. Vediamo che l'uomo Tinkoff ha già tra virgolette fatto la botta perché è già stato riassorbito, e il Fornaio si mantiene dietro per ora, e Riccò lo vediamo lì nel mezzo al gruppettino, e appunto il gruppo Visconti ormai già staccato abbastanza nettamente, 20 secondi. Qui qualcuno sta già esagerando, tra l'altro. Stanno già menando ovviamente l'omba, quindi il Fornaio Volante. Attenzione. Il bimbo della Butese. Il momento più difficile per Riccardo Riccò, che si stacca sulle prime rampe della salita. Partito malissimo. Non rientra più, come si dice. Partito male, siamo a 11 km dalla vetta e già in difficoltà. Vediamo gente che cerca di aggrapparsi alla moto di presa. Ricordiamo che in questa gara va bene tutto, è valido tutto, quindi non ci sono scorrettezze. La selezione ormai è stata fatta, sono rimasti in pochissimi davanti, l'omba scatenato alle sue spalle, il bimbo della Butese, sono rimasti loro due, ma attenzione Visconti. Ha volato? È un anno di sacrificio. E fuori inizia sera. Dio boh. Dunque Visconti inizia ad avere problemi e ce li avrà per tutto il resto della salita, non sappiamo se sono scuse, ma probabilmente è giornata no anche per il tre volte campione d'Italia Fede. Allora ci abbiamo già i due contendenti, vediamo bimbo della Butese già un pochino di spalle, quindi potrebbe essere già in difficoltà, sì, e l'omba sta facendo una natura forsennata, e abbiamo gli altri due protagonisti di giornata già bolliti, Riccò staccato, Visconti con problemi, siamo al primo tornante del Serra. Sì, diciamo, non sono gli unici bolliti, io ne vedo molti altri, tantissimi. E qui ecco, Baccani, eccolo qui, poi passano altri. Del Berta abbiamo perso le tracce praticamente alla prima curva della Serra. Se c'è il Cobra, Riccò staccato anche da Baccani, pesantemente.
c'era la, una ragazza professionista fino all'anno scorso, la Balducci, che partecipa al raduno quest'anno, anche lei staccata con Riccò. Abbiamo visto che l'Omba e il Bimbo da Butesi hanno fatto male. Hanno qui fatto vediamo male. Anche qualcun altro che non lo riconosco. Parecchio indietro, arrière du peloton. Esatto, questo è il gruppetto Fede. Come vedete è una passeggiata di salute per il toscano. E quindi insieme io a lui mi soffermerei però sui distacchi. Fornaio volante primo ha già dato 10 secondi al Bimbo della Butese, gruppo Riccò ormai a 45 secondi, Visconti a un minuto. Attenzione Visconti che ha qualche problema. Che fai? Ho mangiato un calabrone. Ho fatto tipo un surplus calorico, sai? Non riesco a digerire. Se era un'ape ci stava, il calabrone. Dunque Visconti anche ha mangiato un insetto, davvero sfortunatissimo il campione siciliano, e qui il distacco che inizia a farsi veramente critico, già 2 minuti da Lomba che procede la sua marcia trionfale lungo le rampe del Serra. Siamo a 8 km dall'arrivo e ha già 40 secondi di vantaggio sul Bimbo della Butese. Non vorrei, non so, giudicare male la pedalata dell'Omba, c'ha un che di Pozzo Vivo quando si alza su pedali, non lo so. Così ha un modo di pedalare, un po' strano. Comunque attenzione, a 6.9 km dalla vetta abbiamo Bimbo Butese a 1 minuto e 45, quindi già pesante. Gruppo Riccò quasi 4 minuti e Visconti è lì a un minutino dal Riccò, ma attenzione arrivano immagini dalle retrovie. Qui siamo veramente in fondo al gruppo con la Berta Cam. Berta che se la prende veramente comoda oppure fa veramente fatica. Vediamo che passa l'ambulanza. Quindi era dietro immagini l'ambulanza. Strazianti che fanno male al cuore. Sì, fanno male al cuore, però io devo spezzare una lancia fuori di Berta, che comunque ha questa faccia sempre un po' alla Ulrich anni 90, no? Che non mostra mai la stanchezza. Se ora lo chiamassero al telefono, lui risponderebbe senza problemi e parlerebbe senza assolutamente nessuna fatica. Quindi questo è il Berta, però lui non può andare più di così. E ricordiamo che l'obiettivo suo è battere il suo record di 1:10, record suo, di 1:10 per toccare le antenne. Ce la farà? Vedremo. Dobbiamo ricordare anche che la Trek si è dissociata dalle immagini che vedono appunto il Berta indossare quella prestigiosa casacca. E ricordiamo all'altro anche della... giunge notizia che la Trek ha cambiato in Lidl Trek proprio per questo motivo, perché per non avere più niente a che fare con queste immagini. Giusto così. Ricordiamo anche che al via c'era anche un nome prestigioso, visto così omologhiamo anche questa, questo appuntamento, la famiglia Pantani, al via padre e figlio, che hanno alleggerito anche un po' la pressione di altri protagonisti e la loro pressione. Qui abbiamo il Bimbo della Butese che passa sempre 2:03. È 2:03 in ritardo sul secondo tornante del Serra. Qui è finito il tratto, diciamo, in semifalso piano. Dietro, tra il Bimbo della Butese e il gruppo Riccò, che ormai è 4:45, c'è il gruppetto, lo chiamiamo gruppo Svat Club, perché c'è un ragazzo che ha la magliettina Svat Club. Quindi vediamo se onorerà questo club, che ormai è famoso per avere ciclisti amatori che fanno prestazioni mostruose in tutto il Gran Fondo d'Italia. Io sono convinto che se il Magro ci fosse stato a questo evento avrebbe dato tutto per arrivare davanti all'Omino Svat Club. Però ci sta pensando, diciamo, il Bimbo della Butese a tenere alto il ritmo e a non farlo rientrare. Mulla, invece mi sembra che Riccò si sia così, abbia capito che non è giornata e sta
parlando sta andando alla deriva più o meno si ecco, guarda un po' intorno, ecco qualche fan prende alla leggera però sì dai. Sì, è con qualche fan perché ho visto qualcuno tirare fuori anche il cellulare, vabbè. Sta dicendo qualcosa alla telecamera, probabilmente ormai l'ha presa anche lui con filosofia, l'ha presa bene dai, diciamo così, l'ha presa comunque senza innervosirsi. Intanto qui forse abbiamo anche un doppiaggio della Lobba non si sa come addirittura però... Spusserra un altro partecipante o presunto tale, e qui quando mancano meno di 5 km dal traguardo ormai il vantaggio è decisamente, addirittura sorride sfrontato davanti alla telecamera, 2 minuti e mezzo sul bimbo della Butese. Comunque sembra il bimbo della Butese non è crollato, ma non è crollato, no, rimane lì, sta perdendo fuoco, però il Lomba non sembra neanche a tutto, cioè sta gestendo lo sforzo, e guardiamo anche come ha attaccato il numero sulla bicicletta, il 42 ha attaccato il numero bicicletta in maniera imbarazzante, ha questa andatura claudicante sulla bicicletta. E attenzione però, c'è Giovanni Visconti che parla con il suo team manager nell'ammiraglia. Ragazzi scusate, visco fuori uso, non sono riuscito a gestire la potenza anche oggi, ho spaccato un pedale, proseguo così. Dunque un altro, l'ennesimo problema di questa giornata maledetta per il Visco. Mulla, cosa dire, è solo sfortuna o se le sta cercando? O se le sta inventando? Dopo non lo so, dopo, non lo sapremo mai. Dopo Pogacar che dice al tour I'm gone, I'm dead, ora abbiamo il pedale rotto di Giovanni Visconti. Due team radio storici. Poi. Oh, lo sciame d'api ti ha seguito. Piano di pizza. Davvero? Le api per prima. Una 4 a testa. L'ha dovuto mollare. Io chiederei l'annullamento della tappa perché sì, no. Sì, no. Condizioni climatiche avverse. Esatto. E dunque Visconti ha tirato fuori l'ennesimo problema della giornata. Questa volta, se non ho capito male, uno sciame d'api, no? Ha avuto a fare con uno sciame d'api. Sì, poi ha cercato di corrompere la giuria per un annullamento della gara. Ma insomma. L'altro, un rientro sospetto sul Riccò. Perché ha recuperato quasi un minuto e mezzo. Così molto velocemente, così tra un problema e l'altro. Quando c'è la classe, si è riportato sotto. Classe o aiuti presunti, diciamo così. Comunque, 3,5 km, abbiamo Bimbo Butese 2,45 che perde piano piano, ma perde, e gruppo Visconti Riccò 8 minuti e 10, quindi alla deriva direi, però torna la Bertacamma a farci compagnia. Io questa immagine non la vorrei neanche commentare, ma sono costretto a farlo, tra l'altro adesso c'è anche qualcuno con lui, probabilmente Cesaroni, esatto, e anche forse due infermieri pronti a intervenire nel caso appunto sembrano più immagini della Coppa Cobra. Facciamo notare una cosa, che il Berta indossa la maglia e la Trek cambia sponsor, Cesaroni indossa la maglia Bolton e la Bolton chiude. Io direi che possiamo anche chiudere con la Bertacam per ora e concentrarci sul gruppo Visconti Riccò, che ad andatura da crociera stanno ormai giungendo al ristorante Cristalli, e da lì mancheranno all'incirca 3 km più o meno, 3,5 km alla vetta, alle antenne. Vediamo, sono a chiacchiera, cioè proprio ormai l'hanno presa così con filosofia, e le velità di vittoria sono andate appunto sono andate nel cestino, l'hanno cestinate. Guardate ragazzi, un pozzo vivo scatenato, direi, no, ha un che di pozzo vivo, possiamo dirlo, ma è un complimento quasi, diciamo, anche perché va, certo. Quindi anche perché va, qui c'è il gli inseguitori, diciamo, inseguitori del presunto podio. Qui c'è uno della famiglia Pantani, deduco. Esatto, sì, l'ho riconosciuto. Sono stati invitati per omologare l'evento, ricordiamo. Assolutamente, posizioni direi cristallizzate, con il fornaio volante davanti ormai a un passo dal successo, il Bimbo della Butese che ha consolidato ormai il suo secondo posto, e poi
al terzo posto, e noi l'abbiamo seguito molto da vicino nell'ultima parte. Attenzione, ultimo chilometro, Fede. Ultimo chilometro che è, diciamo, il tratto più semplice, sì, della parte finale, un chilometro al 6,5%, e qui vediamo gli inseguitori, qualcuno staccato. Sì, fammi dire che appunto al terzo posto c'era, almeno fino a un chilometro e mezzo dall'arrivo, un ragazzo, Matteo, che somigliava molto a Pogacar nel modo di correre, e quindi vedremo se sarà questo poi il podio conclusivo. È quasi una bestemmia. Attenzione Beppe, che sta cercando di comunicare. Ecco Beppe, dai, e la Bertacam nella quasi, solita inquadratura. Un insulto al ciclismo, un grande onore. Tra l'altro, che ovviamente il Berta in questo momento sta bevendo Coca-Cola con la panna all'interno della sua borraccia. E tra l'altro sta cercando di sfidare la forza di gravità, praticamente portando la borraccia in posizione verticale. E, tra l'altro, lo so, aveva sbagliato a mettere la borraccia, perché ora l'ha ripresa, l'ha rimessa nel posto giusto. E vedete comunque com'è tranquillo il Berta, cioè si sta gestendo. Mentre ci sono altri inseguitori a ridosso della top 10, diciamo un po' cotti, entrambi abbastanza cotti, vedi, siamo arrivati. Mulla, cosa ne dici? Fornaio, ragazzi, di un'altra categoria, irraggiungibile. Il bimbo della Butessi si è difeso con le unghie e con i denti, quindi onore a lui, però sta prendendo un brutto vizio. Eh sì. Sarebbe il secondo posto. Siamo al traguardo con Davide Lombardi, il fornaio volante che vince la seconda edizione della scalata del Monte Serra. È lui, il re delle antenne. Com'è? Dovevo vincere per Visconti, ma ha detto di vincere, sono venuto a vincere. Hai fatto bene. Ragazzi, 39:31 è un signor tempo. Vediamo il bimbo della Butese, 3:07. Mulla, è il nuovo Van Aert? Spero per lui. Non sarebbe male come carriera. Diciamo che però moralmente è pesante. Attenzione, però arriva lo Svat Club, però alla fine non ha vinto. A podio. Esatto. Vabbè, diciamo, anche bene, anche elegante. Sì, onora la maglietta che indossa, visto che tutti gli Svat Club vanno forte. A podio, però ci potevamo aspettare qualcosa di più, ecco. Quarto posto per Tomei, figlio d'arte, 4:35 di ritardo dal fornaio volante. Dai. Buon quarto posto, mentre nella parte destra dello schermo vedete il calvario, o comunque la passeggiata di Fede del suo gruppo, con il resto poi degli arrivi. Qui il secondo arrivo della Butese con qui il grande Danilo. Danilo, quinto o sesto, Mulla? Hai tenuto te l'ordine d'arrivo? Sesto. Qui iniziano, qui ora i distacchi si fanno pesanti. Attenzione, abbiamo notato che comunque, come alla Vuelta, noi abbiamo rispettato nell'organizzazione il cronometrista con carta e penna. Proprio stile Vuelta, siamo stati precisi. Sì, Samuele forse l'assumeranno la Vuelta. Attenzione, perché sta arrivando, se non vado errato, Baccani a uno sprint per entrare in top 10, ma eccolo, è arrivato undicesimo. Sì, undicesimo a 8:12, però già si paventa una squalifica di qualcuno per farlo entrare in top 10. Queste sono le voci di corridoio. Esatto, e qui c'è la prima donna al traguardo, Miriam Grassi, che è arrivata dodicesima a 8:05, comunque ottima la sua prova. Ditemi la donna. Comunque Mulla, dicevi? No, comunque Baccani bene, dai, ha fatto una buona prestazione, il livello si è alzato quest'anno, ma lui c'è. Il livello si è alzato perché Benini, che è arrivato sì in top 10, però l'anno scorso praticamente arrivò a ridosso del podio, e quest'anno ha un po' patito il ritmo del fornaio di Bimbo Butese, è arrivato un pochino più staccato. Ricordiamo che Benini è uno dei nostri follower e giocatori di fantasacking che va a caccia di com lungo la penisola italiana, e quello è il suo obiettivo. Nel frattempo abbiamo visto una spallata tra Ricco e Biscotti, quindi c'è un po' di astio tra i due negli ultimi 200-300 metri per cercare la top 22, se non vale.
per i punti del Fantasai. È vero, perché ricordiamoci che questo evento non dà punti UCI ma dà punti Fantasai. Vai Beppe, proseguono intanto gli arrivi. Qui eccolo Beppe di Cane Vecchio Sound, mentre sono passati 13 minuti arriva il primo dei Pantani e qui non abbiamo ancora notizie di Riccò e Visconti, ma penso che ormai siano quasi arrivati dispersi. Sì, ormai la top 20 è andata, il nostro cronometrista prestatoci dalla Vuelta sta prendendo tutti i dati precisi. No, ormai è prestatoci dalla Vuelta, noi lo prestiamo alla Vuelta, Samuele, non hai capito? Attenzione, perché penso che stia arrivando il gruppo Riccò e Visconti, non lo vedo. Il 21esimo posto. Forse è stato staccato proprio sul finale da Riccò. Forse un altro guaio meccanico. Attenzione. Arriva a piedi. La giornata disastrosa, da dimenticare direi. Da dimenticare. Peggio di Tom Dumoulin al Giro del 2017. Che è successo? Tutta così. Ho trovato un gruppetto. Ho fatto un po' di SFR, ho detto ne approfitto. Allenamenti. Si lamentava Visconti che praticamente ha avuto dei problemi meccanici sul 52, non riusciva a mettere il 39 e il Pantani senior è arrivato lì a un minuto da Visconti, ragazzi. Pantani senior, grande prestazione, top 23 per lui, incredibile. Vediamoci anche il bodybuilder della giornata che è arrivato comunque davanti a Visconti. Vedi che ha fatto la botta, l'avevo detto. Vedi le volate in partenza? L'uomo Tinkoff, che le volate in partenza le può fare solo il maiale di Selvatelli, quello è il discorso. Se qualcuno cerca di emulare il suo modo di correre, fa la botta, quindi è evidente. Altri arrivi, ormai siamo veramente a dei ritardi abissali, perché 17 c'è minuti di peggio, eh? Anche se ricordiamo 39:31 è il secondo miglior tempo della storia da calci alle antenne. Questi mi sembra di conoscerlo questo ciclista che sta arrivando al traguardo, tra l'altro sbeffeggiato dal pubblico presente sulle antenne. Non sono d'accordo. Gruppo Fede, un commento arrivato, lo devi fare te, però, 8 minuti. Allora, il commento sulla prestazione è che potevo andare meglio, però insomma dai, peggio era difficile, cioè. Abbiamo trovato quel bambino della Butese che ha fatto lo sprintino lì davanti per la top 26, che era praticamente fermo ai cristalli, si stava piantando e l'abbiamo cercato di stimolare facendo un'andatura abbastanza tranquilla a modi Bertacam, per capirsi che è arrivata adesso. Ecco l'andatura che facevamo era... a podio, via. No, probabilmente, guarda, mi rimane così l'amaro in bocca, perché avrei potuto tenere il ritmo di Riccò. Quello dispiace, perché fare la scalata con Riccò sarebbe stato veramente spettacolare. Chi non poteva tenere il ritmo di Riccò, di Fede, di Visconti, ma solo il suo e quello di Elberta, che prosegue la sua agonia in fondo al gruppo. Qui probabilmente è quasi arrivato anche lui, tra l'altro uno sprint, ecco, la macchina ridicolo. Mezz'ora precisa di ritardo, mezz'ora precisa del Berta, che ha un orologio interno, ha battuto il suo tempo di un paio di minuti, se non vado errato, eh? Col suo gregario Gianni Bum. Ormai sono quasi tutti arrivati, dopo il Berta c'è ancora qualcuno, ma noi non lo aspettiamo perché non ce ne frega nulla, e qui siamo al banchetto, perché è questo quello che ci premeva, cioè mangiare a sbaffo. Fede, un commento sulla gara. La gara comunque sentitissima, quasi 80 partecipanti. Appena il Di Leo, il sindaco della gara, ha dato il via con la bandierina dell'Italia, è partita la bagarre e non si è più fermata fino all'antenna. Gara tiratissima e un grande podio, perché Lomba, Bimbo della Butese e Svat Club nel podio, è tanta roba. Prestigio alla manifestazione. Diciamo che il livello si è alzato parecchio, ma qualche protagonista anche quest'anno è un po' mancato. Qualcuno, senza fare nome, comunque ce l'aspettavamo più avanti.
riusciti a mettere un po' di pepe nella gara? Sono andato piano perché non ho bevuto Red Bull, però ora bevendo Red Bull ora mi mette le ali. Ora è in discesa. Ora è in discesa, tagli tutte le ore. Siamo arrivati alla fine, quasi, perché poi c'è la cena. Intanto volevo che vi facciate un applauso perché siete stati tutti bravissimi. E noi vi ringraziamo perché... Non tutti, diciamo. Vi ringraziamo perché grazie al vostro impegno, alla vostra passione, Fantacycling c'è e speriamo che ci sia per molti anni. Allora, passiamo subito ai premi. A tavolino. I regali. Non bisogna dire premi, regali, meglio dire. Iniziamo con due premi, regali speciali. Uno è dedicato al... miglior hater in circolazione, non etanator, e sto parlando di Matti French, l'amico di Marcello Piazzano, che invito a raggiungerci se c'è. Matti, c'è. È la fe. Esatto. No, quasi da. Quale vuoi? Siamo al quale vuoi. Va bene. Dai, questo per un hater. Dai, cipollini per un hater. Cipollini. Vai. No, quale c'è? No, c'è questo. C'è cipollini, basta. C'è cipollini. Sembra abbastanza hater. Non litigate però. Non siamo al supermercato, cioè dategliene una e via. Matti, devi accontentarti. Roglic, già che ne diamo uno. No, già che mi hai chiesto quale scegliere, approfitto. Facciamogli fare la consegna a lei, ufficiale. Sì, ma di chi è che premia? Chi è che premia? Premia? Francesca. Bel applauso. Il premio Ether. Entusiasmo. No, è un hater, quindi giustamente. È solo di Marcello Piazzano. Poi abbiamo il premio Costanza, cioè quel corridore che tra l'anno scorso e quest'anno si è mantenuto su livelli veramente molto buoni. E anche quest'anno, grazie ad una squalifica, è riuscito a fare top 10, da quello che so, giusto? Sì. Quindi Alessandro Baccani. Non qui, poi abbiamo il premio Outfit, cioè uno che veramente oggi si è vestito da Dio. Sto parlando di... Non è Ricco. Davide Cesaroni. Sì, ma è... Via lo smanicato. Pantani va bene? Pantani. Premio Over 60. Complimenti a lui perché ha fatto un'ottima scalata oggi. Massimo Pantani. Nome. Gran nome. Che maglietta avrà? Pantani che va, la maglietta di Pantani. Attenzione dell'ultimo momento. Abbiamo la prima donna alle antenne del Serra oggi. Complimenti a Miriam Grassi. Chissà che brava. Non Pantani. Grazie. È per forza. Poi abbiamo due premi. Sono finiti i premi,
non abbia fatto. Esatto, no, qualcosa troviamo. Due ragazzi che oggi non sono andati proprio benissimo, però insomma sono stati con noi e ci hanno fatto molto piacere. Riccardo Riccò e Giovanni Visconti. Giusto. Siete vestiti in modo ridicolo, Visto come vi siete presentati. Ah, ok. Sì, aspetta, ti sono passata la miss, non hai capito. Ma bene, poi devi fare modino quando la porta. Così. Ma chi è stato? Un altro. Sì. Chiudiamo, chiudiamo il terzo trofeo, scusa. Grazie. È sbagliato. Che è successo? Il terzo al podio, il terzo posto. È un certo terzo. Ah, è sbagliato. Si tiene in serbo questa sera. Questa sera gli devi dare a lui, ha detto che si deve a lui il terzo. Ormai. Vediamo stasera. No, terzo posto si dà. Terzo posto si dà questi. Terzo non c'è. Dov'è il terzo? Allora. No, non cominciamo qua. Sì. Vabbè, i primi due ci sono, quindi facciamo i primi due. Poi andiamo al podio di oggi e io parto dal secondo. Il terzo c'è? Il terzo? No. Non c'è, quindi. Non c'è. Secondo, due blu. Esatto. Secondo e il terzo non c'è, lo teniamo noi. Esatto, per ora lo teniamo, lo daremo stasera. Al secondo posto oggi vorrei un applauso speciale perché anche quest'anno è arrivato secondo, quindi il premio è stato denominato premio Van Aert, il bimbo della Butese. Un applauso. Sì, uno di due. Questo è importante, questo è un premio importante. La maglietta. La XL, quella è la XL. È già andata. Era sul tavolo. Chi l'ha data? Sono sparite. No, ma aspetta, ma l'abbiamo data a Cesaroni, l'andiamo a ritenere. Come fa Cesaroni a mettere una XS? Cesaroni! Chi è che c'ha una XS? A chi l'abbiamo data la XS? Pantani? Allora, facciamo una cosa. No, Pantani, tu prendi Pantani. Come Pantani di Cesaroni? Miglior giovane. Miglior giovane bimbo della Butese. La guarda in maniera sparsa. Vabbè, fa incerta di premi, ragazzi. Però meritate. No, questa parte che dovrebbe primo essere... è il primo. Grazie. Attenzione, primo classificato. Non abbiamo altri premi? Eh no, è l'ultimo. No, qua ci sono cancellati. Non si capisce. Stasera, forse. Oh, che fai? Primo classificato della seconda scalata del Monte Serra, il fornaio. Devi aprire? Prima foto col trofeo. Il podio manca una persona. Com'è c'è. Cattivo? È entrato nella pasta. Attenzione che pesa, consigli, prego a questa è sponsorizzata da Beppe dei Cane Vecchio, vabbè, occhio che tieni premuto, se no si firma. Ok, cavolo, serve anche l'anno prossimo, non far ballare troppo. Qua si fa una ghirmaiata, Occhio all'occhio, Occhio all'occhio. Occhio all'occhio. Occhio all'occhio.
Oh, hai riscato più guai. E dunque la premiazione alla Bike Village, ricchi premi e cotillon per buona parte dei partecipanti. E ovviamente dobbiamo andare a vedere qual è stato l'ordine d'arrivo di questo secondo raduno Fanta Cycling sul Monteserra. Il Fornaio Volante ha dominato e ha vinto nettamente davanti alla Bimbo della Butese, staccato di 3 minuti e 7 secondi. Matteo Poggi Mattei a 3.42, poi Tomei buon quarto a 4.35, Lacerda, Vitetta, Orsolini, Francesco Canziani, il fratello maggiore del Bimbo della Butese, ottavo, Alessandro Mazzoni, nono, chiude la top ten un buon Nicolas Benini, decimo, a oltre 7 minuti e mezzo. Però c'è anche una top 20 da controllare, vale a dire le posizioni che vanno dalla 11 appunto alla 20, perché alla 11 c'è il nostro follower preferito Alessandro Baccani a 8 e 12, dodicesima prima delle donne Miriam Grassi, a seguire Tarabori, Bove, Scali, Papalini, Miele, Andrea Cristiano, Matteo Pantani e Claudio Bandini. Riccò, Visconti e ovviamente Fede, ma non avevamo dubbi, Elberta fuori dalla top 20. Sì, ottimo vedere che comunque c'è un Pantani in top 19, quindi classifica omologata, e spiace non vedere uno tra Riccò e Visconti in questa top 20. Vabbè, chiaro, l'abbiamo già, io prima non avevo fatto nomi, i nomi erano quei due lì. Poi ecco, dato che lo vedo, volevo dire due parole in favore del Berta. Nonostante le critiche, alla fine è quello che si è migliorato di più. Quindi complimenti al Berta. Ragazzi, è stato uno spettacolo. Grazie a tutti per aver partecipato e alla prossima edizione del Raduno Fanta Cycling, ovviamente sul Monteserra.